romano solo ha 15.000 euro di multa e il ritiro della patente per un novantenne della Lunigiana. La regione stanzia 20 milioni per la messa in sicurezza del territorio spezzino, oggi un sopralluogo per fare il punto. Nel santuario di Nostra Signora della Neve le celebrazioni in onore di San Giovanni Bosco. Il civico diventa luogo di formazione teatrale, al via il progetto STEPS in collaborazione con la Scuola Normale di Pisa. Le Aquile vincono al picco contro il Pordenone e si proiettano in zona playoff, maggiore per la prima volta con la fascia da capitano. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Tele Liguria Sud. Lo avete sentito dai titoli, è stato rintracciato dalla polizia stradale il conducente di un'auto che ha percorso contromano un tratto dell'A15 e dopo essersi accorto dello sbaglio ha invertito la marcia. Per lui una multa di quasi 1.000 euro e il ritiro della patente. Il servizio di Jacopo Cidale. È stato un novantenne lunigianese ad aver causato sull'A15 veri e propri minuti di terrore, quando alla guida della sua auto ha fatto inversione di marcia in autostrada rischiando una strage. L'uomo, entrato dal casello di Aulla, doveva dirigersi verso Spezia, ma ha sbagliato strada ed è invece andato in direzione Parma. Dopo essersi accorto dell'errore, ha pensato bene di fare inversione di marcia per tornare indietro, sfiorando due tir che arrivavano. Le altre auto, dopo averlo schivato, hanno dato l'allarme alla Polstrada. Due pattuglie della sottosezione di Pontremoli, che per fortuna erano in zona, sono subito intervenute attuando la procedura della safety car, piazzandosi al centro della carreggiata per rallentare i veicoli che sopraggiungevano e non farli schiantare contro la Opel bianca del novantenne. Dopo averlo rintracciato, è stato condotto in caserma, gli è stata ritirata la patente e l'auto è stata messa sotto sequestro per 3 mesi. All'uomo è stata notificata una multa di circa 1.000 euro. Continuiamo con la cronaca. Nella serata di ieri la Polizia di Stato della Spezia ha effettuato dei controlli nei quartieri e nelle scalinate del centro storico cittadino, identificando 8 persone con precedenti. Durante un controllo presso il palco della musica dei giardini pubblici di Via Mazzini, invece, è stato ritrovato un involucro contenente circa 14 grammi di marijuana, che è stato sequestrato a carico di ignoti. E sempre ieri la polizia ferroviaria per la Liguria ha effettuato controlli straordinari ai passeggeri e ai loro bagagli nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure. In totale sono state identificate 315 persone e controllati 34 scali e 130 bagagli, mentre sono state 16 le sanzioni. Resta alto il livello di attenzione nei punti nevralgici della mobilità. Cambiamo argomento, visita del governatore Giovanni Toti e dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone oggi in Val di Vara per incontrare i sindaci e fare il punto su alcune opere di messa in sicurezza. Proprio ieri la notizia di uno stanziamento per la provincia spezzina di 20 milioni di euro. Il servizio di Laura Ivani con le immagini di Davide Morina. Siamo tornati sulla strada di Torenco nel comune di Follo. Questa strada poco prima di Natale è franata, qui sono in corso dei lavori di ripristino. Sindaco, a che punto siamo? I lavori vanno avanti, tempo consentendo, però purtroppo dall'ultima volta che ci siamo sentiti ci sono stati altri piccoli smottamenti e pertanto la ditta ha deciso di chiudere la strada. È pur vero che quando loro sono sul cantiere e lavorano cercano di far passare qualcuno, soprattutto persone anziane, con borse della spesa e quant'altro. Però il pericolo obiettivamente c'è e quindi di lasciare aperto proprio non ce lo sentiamo. Diciamo che appunto i lavori comunque vanno avanti e che se la prossima settimana ci sarà il sole potranno fare parecchio lavoro. Questo vorrà dire che man mano che il cantiere va avanti ci sarà la possibilità di qualche riapertura più importante durante la giornata.
Devo dire che sono molto contenta perché ieri, lo sapete già dai giornali, siamo stati a Genova, ci hanno riconosciuto questa grossa somma, ancora parziale, però importantissima, e credo sinceramente che non sia quasi mai successo che a neanche un mese dall'inizio dei lavori abbiamo i soldi per cominciare a pagare parzialmente le ditte. Ricordiamo che l'importo è cresciuto tra l'altro rispetto al previsto. Naturalmente l'importo è cresciuto perché da 2,60 siamo arrivati oltre i 400, però diciamo anche che i primi 2,60 li abbiamo già quasi in tasca, a parte i tempi tecnici necessari per i trasferimenti di denaro. Il tempo di completamento dei lavori? Rimangono quelli iniziali e quindi ne avremo ancora per 4 o 5 mesi buoni. È un territorio che chiede da tempo delle risposte, oggi farà tra l'altro un sopralluogo anche a Beverino dove c'è un ponte che tende di essere ricostruito dal 2011, dall'alluvione del 2011, poi incontrerà i sindaci perché sono tante le richieste in un territorio che si spopola e che deve fare ogni giorno i conti con il rischio idrogeologico. A molte risposte ieri, a molte domande ieri si è data una risposta con i primi interventi di, ripeto, 140 milioni di euro. L'anno prossimo ce ne saranno altrettanti per ulteriori interventi che mi auguro non siano per far fronte ad aggravamenti del danno, ma siano per far fronte soprattutto a riduzione del rischio e quindi a interventi strutturali che mettano definitivamente in sicurezza questo territorio. Stiamo parlando col Ministero dell'Ambiente, per cui abbiamo bisogno di altri stanziamenti. Noi abbiamo chiesto quasi altri 300 milioni di euro per intervenire appunto su questo e stiamo parlando, come dire, di interventi di ordinaria manutenzione del nostro territorio. Poi le grandi opere di cui tutti sono a conoscenza ovviamente sono un capitolo a parte. Spezia è tra le province ligure più lenti per quanto riguarda i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. A confermarlo i dati raccolti da Confartigianato nel primo semestre del 2019. E se in media la Liguria si piazza al terzo posto tra le regioni più veloci, stonano i valori spezzini con il 58% delle quote saldate entro 3 mesi. Non più una sola giornata, ma un'intera settimana a disposizione per chi volesse donare un farmaco ai più bisognosi. Tutte le informazioni su come aderire all'iniziativa solidale nel servizio di Italo Lunghi con le immagini di Sergio Diofili. Una bella iniziativa che partirà con il 4 di febbraio, la raccolta farmaceutica, ma vogliamo spiegare ai nostri telespettatori meglio in che cosa consiste? Sì, dunque, il banco farmaceutico raccoglie farmaci da banco per tutte le che vanno poi agli enti di solidarietà e alle famiglie bisognose, perché infatti è già da 11 anni che c'è alla Spezia e 20 anni addirittura che c'è in tutta Italia. Ecco perché appunto eccezionalmente quest'anno non ci sarà più solo la giornata della raccolta del farmaco, ma appunto sarà possibile, diciamo, entrare in farmacia e donare un farmaco dal 4 al 10 di febbraio. Ecco, i clienti delle farmacie potranno entrare nelle farmacie che hanno aderito a questa iniziativa e che cosa dovranno fare nel concreto? Allora, nel concreto potranno entrare appunto in queste farmacie che sono sempre di più sia alla Spezia che a Sargiana e potranno, facendosi aiutare dai volontari che sono sempre più, diciamo, presenti e dai farmacisti stessi, a appunto acquistare un farmaco che è utile per un certo tipo di ente, quindi diciamo che sei volontari che i farmacisti aiuteranno la persona a scegliere il farmaco che verrà acquistato e che poi verrà, diciamo, messo in uno scatolone e quindi verrà donato ai vari enti, diciamo, che si occupano delle persone indigenti. Sarà possibile lasciare un'offerta e poi per acquistare i farmaci che sono più necessari? No, ecco, la cosa, diciamo, particolare di questa iniziativa è che è proprio il farmaco che va comprato, quindi diciamo se la persona può e desidera donare, acquista proprio un farmaco ed è questo che poi verrà dato e verrà appunto utilizzato. Come sono riconoscibili le farmacie? Allora, le farmacie intanto le vedrete qui sotto in sovraimpressione perché sono davvero tante e ci sarà fuori a posto un, diciamo,
un banner, esattamente come si dice, e dove sarà scritto banco farmaceutico e quindi diciamo sarà possibile in quella farmacia donare. I fedeli si sono ritrovati questa mattina nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria al Favaro per raggiungere a piedi l'antica pieve di San Venerio. A guidare il tradizionale pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese è stato il vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio. Ci stiamo incamminando verso un luogo che si tratta della presenza del cristianesimo nel nostro territorio. Una presenza plurisecolare, anche se sono pietre, ci parlano di fede, ci integrano. Di questo patrimonio cosa ne abbiamo fatto, come lo viviamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Oggi in modo particolare vogliamo venerare Maria come madre della Chiesa. I nostri sabati sono sempre dei sabati mariani, perché vogliamo affidare a lei proprio l'intercessione delle vocazioni, dunque prima di tutto proprio quella della vocazione sacerdotale. Anche di fronte all'uomo che si allontana da Dio, che pretende nella sua autosufficienza di fare a meno di lui, di decidere il bene e il male, di possedere in sé il dono della vita, l'uomo che si allontana da Dio, non vede però Dio allontanarsi da lui, anzi, Dio lo va a cercare. E lo cerca riportandolo innanzitutto alla coscienza di quello che lui è, una creatura fragile, che poteva essere veramente una creatura che nella sua fragilità avrebbe raggiunto la bellezza della gloria, invece ha fatto anche esperienza della frattura di questa fragilità. Però Dio non abbandona subito, fin dal primo momento. Dio è fedele al suo progetto e promette una riparazione profonda, una ricostruzione, promette un Redentore. E lo fa attraverso la figura della donna che poi noi nella fede leggiamo ormai in una maturazione piena degli eventi nella Vergine Maria, alla quale darà alla luce il Salvatore. Così la vogliamo venerare e così vogliamo affidare a lei la preghiera, l'intercessione, perché innanzitutto provveda a far diventare santi tutti noi, tutti gli uomini. Cristo è morto per la nostra salvezza. Ma in modo particolare oggi provveda a mandare santi pastori in mezzo al suo popolo, in modo che il popolo non rimanga mai disorientato. Grande festa in questi giorni per la comunità salesiana della Spezia in occasione della memoria di San Giovanni Bosco. Ieri sera la solenne celebrazione nel santuario di Nostra Signora della Neve, presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio di Raffaele Maurella. Qual è il valore del messaggio di Don Bosco, di un santo legato ai giovani anche nel mondo di oggi? È un valore grande che ci ricorda la dignità dell'uomo, anche ci ricorda soprattutto la dignità di questa crescita di ogni essere umano, perché in questo abbiamo la nostra realizzazione e lui la vede veramente in quella frase ormai classica, no? Buoni cristiani, onesti cittadini, che vede sempre congiunte le due cose, nel senso che l'onesto cittadino certo è importante, però per Don Bosco la coscienza profonda è che l'uomo nella pienezza è l'uomo in Cristo e dunque non può leggerlo fuori da quell'orizzonte, anche se questo gli permette però di accogliere ogni persona che si accosta a lui. Da un piccolo oratorio di Torino è nata un'esperienza che si è sparsa in tutto il mondo, che è sì universale ma è anche locale. Ecco, qual è il significato della presenza salesiana alla Spezia in questo istituto che è stato fondato proprio da Don Bosco? È l'esperienza di tante generazioni che qui si sono formati, che hanno apprezzato lo stile educativo, hanno apprezzato e condiviso
lo stile educativo di Don Bosco, attualmente c'è un grande legame e noi abbiamo un grande compito nell'educare e nell'evangelizzare i giovani, in modo particolare questi del nostro tempo. È una sfida su molteplici fronti, dal cortile, dall'oratorio, tutto l'apostolato che viene svolto in questa parrocchia, con il centro diurno per minori Il Traghetto, con l'ospitalità, con il Pala Don Bosco, con il cinema. Sono tutta una serie di attività che qualificano il nostro essere Don Bosco qui a Spezia, una città che tanto ama il nostro santo e a cui affidiamo nella fede, all'intercessione di San Giovanni Bosco e di Maria Ausiliatrice, tutta la nostra città, in modo particolare i nostri giovani. Una spiritualità e una pedagogia, quella di Don Bosco, scritta, pensata per i giovani, diciamo, di 150 anni fa, che però sembra scritta e pensata per i giovani di oggi. Sì, sempre attuale, poggiata sul sistema preventivo, che è il nostro modo di essere in mezzo ai giovani, una sfida impegnativa, soprattutto se la guardiamo in questi tempi, è un modo anche per riportare la Chiesa nel cuore dei giovani. Questa è stata la missione di Don Bosco e questa è la grazia che vogliamo chiedere a Dio attraverso la sua intercessione, perché possiamo riuscire anche noi in questo compito così prezioso e importante. Vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Cittadella, i tanti ospiti dell'inverno. Nonostante le temperature più miti, la Caritas ha accolto 3.000 persone. Sostegno appunto per 3.000 senza tetto, persone senza fissa dimora, che si sono rivolte alla Cittadella della Pace di Pegazzano per avere un sostegno durante i mesi più freddi. A fianco solidarietà, raccolta farmaci, le necessità sono tante. Sono appunto molte le necessità, anche appunto per la Caritas, di medicine, di farmaci per aiutare le persone in difficoltà, anche i tanti che si rivolgono alla Cittadella della Pace per l'emergenza freddo. E sabato prossimo sarà anche la volta di un'emergenza, quella sanitaria, grazie al banco farmaceutico, una raccolta appunto di farmaci e di altri presidi sanitari che sarà effettuata in numerose farmacie. A centropagina, le Clarisse, un incontro a Sarzana sul futuro della Chiesa e dei giovani. L'appuntamento è alle 15.30 per discutere appunto del monastero delle Clarisse di Sarzana, che si trova ai piedi del Monte Damolo. E a fianco, dal cielo alla terra, a Fossi Termi, sabato, un recital per le famiglie. Appuntamento alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Fossi Termi alla Spezia, con Dal cielo alla terra, un inno alla vita, e di fatto una serata di nuova evangelizzazione attraverso musiche, meditazioni e canti. A fondo pagina troviamo il ricordo di Gaspar Alaiza, che si è spento nel mese scorso, il 22 dicembre scorso, a Lima, in Perù. Era vissuto però a lungo alla Spezia, era stato anche il presidente dell'UCAI e aveva collaborato anche con Tele Liguria Sud. E a fianco, infine, dalla Bibbia, un'antica Shoah, un appuntamento previsto a Lerici, un'iniziativa dell'Università delle Tre Età dell'Unitre. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Cambiamo argomento, perché parliamo di San Lorenzo, tra i principali produttori al mondo di yacht superiori ai 24 metri. Raddoppia il suo quartier generale di Amelia con l'inaugurazione di due nuovi stabilimenti che permetteranno di realizzare sino a 50 imbarcazioni all'anno. Vediamo il servizio di Laura Ivani con le immagini di Davide Morina.
Taglio del nastro ieri sera ad Amelia per i nuovi stabilimenti San Lorenzo, tra i leader mondiali nella produzione di super yacht. Il nuovo stabilimento raddoppierà la produzione dell'impresa e il numero degli addetti tra indotto e diretto, che passeranno da circa 450 a 900. In una superficie totale di 22.000 metri quadrati sorgono i due nuovi fabbricati creati dall'architetto Paolo Lissoni. Questo per noi è un fiore all'occhiello, perché nei momenti difficili siamo stati l'unico cantiere in Europa a non fare un giorno di cassa integrazione, a non perdere un dipendente. Abbiamo mantenuto i fatturati, siamo riusciti a resistere a un momento difficile e siamo stati i primi a ripartire, e questa è la prova tangibile nello stabilimento nuovo, quindi siamo contenti e soddisfatti. Qui saranno allestiti 50 yacht ogni anno. Grazie alla porta vinciana incastonata sull'argine, il nuovo insediamento sarà protetto anche da eventuali esondazioni. Un intervento che potenzia il distretto spezzino della nautica, primo in Italia per numero di addetti. È un'inaugurazione importante, perché questo è un dipartimento industriale tra i più importanti della Liguria. Qua lavoreranno centinaia di persone, qua verranno assunte centinaia di nuove persone. Questo è il retroterra naturale del Golfo di Spezia, dove il distretto della nautica ormai è diventato il distretto più importante decisamente d'Italia. Questa è una installazione importante, perché la San Lorenzo è parte di quella crescita del comparto della nautica da diporto che sta tirando un pezzo importante dell'economia della Liguria. Questo è ovviamente importante per i posti di lavoro anche qualificati che darà a questo territorio. Questo è importante perché si inserisce in un percorso di crescita che fa della Liguria il teatro naturale non solo della produzione di nautica da diporto, ma anche poi delle marine resort, del turismo, e quindi è un settore che è collegato ad alcune eccellenze italiane tipiche: il design, la progettazione, la qualità e la tecnologia, ma anche poi il turismo e la natura in cui si inseriscono. L'area su cui sorge l'insediamento non è più a rischio esondazione grazie a un intervento sull'argine. Ex esondabile fortunatamente, perché in mezzo abbiamo messo tante opere di difesa del suolo. È stato lì il difficile: risolvere prima di tutto i problemi fuori a questo cantiere che non esisteva, cosa che non riusciva almeno dal 2007, e poi dopo realizzare in circa 18 mesi con tutto l'apparato autorizzativo e poi con la capacità imprenditoriale evidentemente di chi ha saputo metterlo in piedi, quello che oggi è un polo industriale fra i più grandi della nostra provincia. Io credo uno dei nuovi poli industriali in Italia, quindi è veramente qualcosa di molto emozionante per me, che ho fatto sindaco qua e oggi mi trovo a casa, tra virgolette, da assessore alla protezione civile, con una zona che è stata restituita ai suoi usi, ma che ha anche messo in sicurezza tutte le abitazioni che sono proprio in quest'area. È mancato improvvisamente questa mattina il presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini. Alla guida della cooperativa dal 2008, Berardini aveva alle spalle una lunga esperienza di cooperatore. Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ricorda Francesco Berardini come uomo di grande intelligenza e cultura. Domani, domenica 2 febbraio alle 15, nella piazza antistante la stazione di Massa, Azione Cattolica Diocesana e altre associazioni si ritroveranno per percorrere insieme le strade verso il centro cittadino in una marcia interreligiosa della pace. Al termine della manifestazione avverrà la piantumazione di una pianta come simbolo di pace. Mentre Croce Rossa della Spezia ha organizzato un ciclo di lezione sulla corretta alimentazione alla scuola elementare Nello Olivieri di Rebocco. Una serie di riflessioni sull'importanza dell'alimentazione per il benessere fisico e uno stile di vita sano e sicuro. L'obiettivo è sensibilizzare 230 bambini per ridurre i fattori di rischio e insegnare loro a compiere scelte consapevoli. Cambiamo argomento, avvia al progetto STEPS, un accordo biennale tra il Teatro Civico, il gruppo teatrale della Scuola Normale e l'Associazione degli Allievi FACT Entre di Terzo Settore. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Raffaele Maurella. Si concretizza oggi un progetto importante nato qualche mese fa, che unisce
il mondo accademico e il mondo teatrale. Assolutamente, è un bellissimo momento per due città, La Spezia da un lato e Pisa dall'altro, attraverso diciamo, le risorse intellettuali, culturali di giovani della Scuola Normale Superiore, attraverso naturalmente l'avallo della pubblica amministrazione e dello sponsor IREN e attraverso la collaborazione della Commissione Tecnico-Scientifica di cui faccio parte. Nascerà questo progetto di realizzazione di due drammaturgie, una nel 2020 e una nel 2021, e di coinvolgimento di tutti gli aspetti creativi, dalle scenografie ai costumi alle musiche, creando un vero e proprio laboratorio permanente, nella migliore delle ipotesi, per la realizzazione di due spettacoli. Il Teatro Civico camminerà da oggi in qualche modo insieme alla Scuola Normale. È un progetto che farà crescere il nostro teatro qui alla Spezia. Sì, finalmente una produzione che coinvolge i giovani, che coinvolge la città, il nostro teatro, che per la prima volta sarà protagonista con due drammaturgie, e si inizia, il primo passo viene proprio oggi. Un augurio particolare a tutti i ragazzi che saranno coinvolti non solo nella presentazione teatrale, ma anche nella produzione. Per IREN questo è un investimento importante in una struttura di tipo culturale. Come mai avete deciso di fare questo tipo di investimento? IREN investe proprio sulla cultura. In tutti i territori dove operiamo cerchiamo di portare avanti l'idea della cultura come idea integrante di tutto il territorio. Qua a Spezia stiamo lavorando in maniera particolare col Teatro Civico e credo che questa iniziativa di collegamento fra due città così importanti e un polo universitario così importante come l'Università Normale di Pisa sia proprio lo scopo fondamentale di IREN: investire sui territori, investire sui giovani, investire su tutto quello che è cultura all'interno del territorio. Cosa vuol dire per la Scuola Normale Superiore partecipare a un'iniziativa come questa? L'idea è proprio quella di tornare a fare dialogare il mondo dell'università con il mondo del teatro fatto e messo in scena, e attraverso questa volta un dialogo anche fra due città, Pisa e La Spezia, che sono geograficamente non troppo distanti e tra le quali adesso il nostro obiettivo è quello di creare un canale invisibile ma molto forte di dialogo e di produzione teatrale. Confartigianato La Spezia, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Casini, organizza una nuova edizione del corso Barman Caffetteria Cocktail, della durata di 40 ore. Il corso si svolgerà presso il laboratorio specializzato dell'Istituto Alberghiero Casini in via Fontevivo 129 a La Spezia, a partire dal 17 febbraio 2020. Apriamo la pagina sportiva con il basket. Si interrompe la serie positiva della Credit Agricole La Spezia, che cede in casa contro Faenza 52-72. Una sconfitta pesante perché arriva contro una diretta concorrente per la promozione. Mentre lo Spezia Basket Tarros è di nuovo alle prese con le assenze. Per la partita di domani contro Montevarchi, infatti, è indisponibile Cimarelli dopo l'infortunio subito due settimane fa contro Agliana, mentre Loni rientra, ma certo non al meglio. Non ci sarà neppure Augustas Solikas, che è dovuto volare in Lituania a causa di un lutto. I bianconeri cercheranno comunque il sesto sigillo di fila. Palla 2 per Tarros, Montevarchi, domenica 2 febbraio alle 18. L'appello rivolto ai tifosi è di far sentire il loro prezioso supporto, come è stato sempre ed in particolare nelle scorse partite. Mentre lo Spezia, con un gol di Matteo Ricci, è arrivato al 24esimo del secondo tempo, batte 1-0 il Pordenone, che si è presentato al picco come vice capolista. Adesso gli uomini di Tagliano sono in piena zona playoff con una partita ancora da recuperare. Ma vediamo le interviste del dopogara raccolte da Andrea Catalani e Jacopo Cidale. Dunque Giulio, io credo che per festeggiare la centesima presenza con lo Spezia non poteva in fondo andarti meglio tra vittoria e entrata in zona playoff, o vuoi proprio fare una questione di quell'espulsione lì all'isgoccio? Beh, un po' mi dispiace perché mancava 30 secondi, un minuto, non lo so, volevo un po' magari interrompere il gioco, così poi sono un po' scivolato, non sono riuscito a fermarmi e l'entrata non è stata bella, però pensiamo alle cose positive, dai, più 100 presenze, la fascia capitano, che era veramente il sogno, che il desiderio che avevo, ecco, la vittoria, quindi tutte cose positive, dai.
Vittoria legittima a tuo dire? Ma loro sono una buona squadra organizzata, quindi non è stata facile. Però penso che il secondo tempo soprattutto abbiamo un po' accelerato, abbiamo creato qualcosa in più, penso che alla fine la vittoria sia meritata. Dunque un Matteo Ricci match winner di questa partita, si può dire, quello al microfono adesso, e raccontacelo dai questo gol. Ho seguito bene l'azione perché comunque stavamo spingendo, volevamo fare gol sotto la nostra curva, ho visto sto cross, la palla che rimaneva là, ci ho creduto, poi mi è arrivata pulita, ho calciato bene e niente, ho visto la palla entrare in porta e sono stato contentissimo. Quindi già chi c'eri, sei andato sotto la curva a festeggiarmi? Sì, ho fatto un passo sotto la curva, poi sono andato dai miei compagni che erano in panchina. Senti, Spezia in zona playoff al momento, no? Però forse intanto è meglio concentrarsi subito sulla prossima trasferta, quella di Perugia, no? Alquanto impegnativa si annuncia quest'ultima, te che dici? Eh sì, Perugia è un'ottima squadra, adesso ha anche allenatore nuovo, giocano contro i 5-2, hanno il capocannoniere del campionato che è Iemmello, quindi sappiamo che è una trasferta difficile e noi dobbiamo continuare così, dare continuità sempre ai risultati, alle prestazioni come stiamo facendo. Vediamo ora insieme i risultati della 21esima giornata di Serie B. Cremonese e Pisa 3-4, Frosinone e Entella 1-0, Livorno Ascoli 0-3, Spezia Pordenone 1-0, Trapani Cittadella 0-3, Empoli Crotone 3-1. Giocano domani domenica alle 15 Chievo Venezia e Juve Stabia Perugia, mentre lunedì alle ore 21 Benevento Salernitana e Pescara Cosenza. Vediamo invece ora la classifica che vede in testa il Benevento con 50 punti, a seguire Pordenone 35, Crotone e Frosinone a 34, Cittadella 33, Salernitana 32, Spezia Entella 31, Chievo, Ascoli e Perugia a 30, Pescara e Pisa a 29 punti, Juve e Stabia a 28, Empoli 27, Venezia 24, Cremonese 23, Cosenza 20, Trapani 19, chiude la classifica il Livorno a 13 punti. E in conclusione vediamo le previsioni del tempo. Domenica che si prospetta in prevalenza grigia sul centro Levante con possibili deboli piogge sparse e qualche breve schiarita. Nuvolosità variabili sul ponente con schiarite più ampie. Sulla costa al mattino e al pomeriggio deboli piogge, umidità sui valori medio-alti, venti deboli, mare mosso. Temperature che si aggireranno da una minima di 12 a una massima di 14. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.